di Santa Maria del Carmine, una grande festa che ha avuto nella Santa Messa celebrata dal Vescovo il momento culminante. Come ha sottolineato Don Stefano Penna, responsabile del servizio diocesano per i migrantes, l'attenzione di questa edizione è stata rivolta alle nuove generazioni dei cittadini stranieri presenti in diocesi e davvero molti erano i bambini presenti in concattedrale ad animare e rallegrare un'atmosfera già ricca di significato e di gioia. Il Vescovo, che ha celebrato la Santa Messa con il parroco Don Daniele Baldi e il nostro direttore Don Franco Tassone, in qualità di responsabile della comunità Casa del Giovane, ha sottolineato durante l'omelia il valore della differenza che arricchisce la comunità cristiana, spronando i fedeli pavesi all'attenzione e al rispetto della dignità umana, sentimento che ognuno di noi deve cominciare a costruire dalla propria persona. Non si tratta, questo, di un diritto pacificamente acquisito in tutto il mondo. Gesti, suoni, colori e armonia hanno animato la Santa Messa a sottolineare la molteplice attività dello Spirito Santo che suscita espressioni differenti dell'agire cristiano. Il Vescovo ha colto questa grande ricchezza insita nella differenza che caratterizza la nostra comunità e ha voluto ricordare le varie espressioni della Chiesa Pavese che dialogano con questi gruppi, il servizio per i migrantes, la Casa del Giovane, le altre espressioni della diocesi, fino alla grande ricchezza dei movimenti e associazioni. È una molteplicità di espressioni di costumi che caratterizza anche la società civile. O meglio, che dovrebbe caratterizzarla e animarla con maggiore passione del suo interno. La presenza qui del sindaco e dell'assessore ci dice che la città vuole accogliere questa varietà e vuol vivere questa ricchezza così varia, ha sottolineato il vescovo. Il dono dello spirito, questo è stato argomento dell'omelia che il vescovo ha tratto dalle letture che sono state proclamate. Il vescovo paragona l'azione dello spirito a quella di uno scultore che sa trarre dalla materia informe una splendida figura. Lo spirito elimina dalla nostra vita tutto ciò che non consente all'uomo di vivere come persona, combatte le nostre chiusure egoistiche, ci fa superare i timori, rompe solitudini arroganti e superbe che talvolta ci rendono incapaci di accogliere l'altro e di vederne i doni e gioire delle cose buone che fa, ha richiamato il Vescovo. Lo spirito apre canali di comunicazione fra le persone per formare comunità in comunione. La trasformazione operata avviene quando il nostro io, che sempre desidera possedere, diventa un io capace di donare attenzione, rispetto, collaborazione.